Andiamo tutti. Sì, io l'ho presa quest'anno con la famiglia. Eccoli, facciamo un bel applauso. Arrivano davvero da un sacco di parti. E intanto che loro arrivano, io vi presento Aloisi Tosolini, che è il nostro coordinatore della rete. Facciamo che ne salgono 6 di biciclette. Ma no, 6, quanti salire, quelli che c'entrano, dai. Aloisi, non fare il parsimonioso. Vogliamo vederli in faccia. No, i ciclisti tutti, i ciclisti un po' meno, ma guarda che bravi, se li portano anche in spalla. Va bene, c'è anche gente, ci sono persone comunque senza biciclette, giustamente. Lasciate fuori. Da dove venite? Andiamo vicino a Brescia. Da Brescia. Tutti da Brescia? Sì. Parlo io. Ciao ragazzi, ciao. Basta di seguire l'applauso. Pensate. Ma perché l'avete fatto? Chi ve l'ha fatto fare, direte, Io non l'ho fatto a voi invece, dovete l'armare come portino. Perché noi veniamo in bicicletta qui? Marino, dobbiamo avere il coraggio di guardarci negli occhi e dire il nostro consumare soprattutto materiale prodotto dalla fonte fossile non rinnovabile, tipo il famoso petrolio, sta causando, oltre che cambiamenti climatici, sta causando anche quell'altra cosa per cui molto probabilmente voi siete qua, cioè una valanga di conflitti. E i cambiamenti climatici, oltre a creare il dato che vi stavo spiegando poco fa, farò vedere per vi lascio, sta anche creando estinazzo, perché ci sono tantissime aree che si desertificano. Se sommassimo i problemi che ci stiamo creando con i nostri consumi, ovvero sia scopi di guerra voluti apposta per il controllo dei giacimenti e di materie prime, di più se pensassimo a tutti i problemi dei cambiamenti climatici, insomma, sommando tutto questo, vi renderete conto che abbiamo una bella fetta di responsabilità per quello che sta accadendo. Grazie. La pace si fa prendendoci cura dell'ambiente in cui viviamo. Questa è una delle responsabilità che ci dobbiamo assumere, che ci ha spinto a venire qui oggi. Loro adesso devono riprendere il loro cammino perché vogliono concludere comunque oggi il loro viaggio ad Assisi, e poi domani mattina si ricongiungeranno con noi e saranno alla testa della marcia ai giardini del Frontone. Volete aggiungere ancora una cosa? Un'ultimissima battuta. La prossima marcia, anche voi dici. Chi di voi va in bici? Chi di voi va in bici? Sulle mani, vorrei vedere quanti siete, un po' pochini, di sopra ce ne parecchi, E queste parti invece mi pare che c'è un po'. Allora forza. Allora grazie ancora di essere venuti di Reno a Perugia. Sono partiti ieri. Dove sono? Dove siete? Eccoli qua, ci sono. Perfetto. Eccoli qua, ci abbiamo. Da dove ci vedete i piedi? Questa è la stessa cosa. Io sono Antonia, sono Silvia. Siamo partiti ieri 9 da Casaletti vicino a Bologna, e alternandoci tra ciclisti e da ieri mattina fino adesso siamo arrivati a Perugia, appunto.
è stato un viaggio impegnativo, è stato un viaggio lungo, era facile, però che ci ha fatto scoprire che l'Italia manca di spiaggia, di impiegare l'Italia, e a questo scopo muoverci a un nuovo